che non poteva festeggiare meglio le 500 panchine della carriera, arrivata questa bella vittoria, Pescara che non ha regalato nulla. No, noi volevamo vincere questa partita perché volevamo mantenere il quinto posto, così come la Salernitana voleva vincere per salvarsi. Primo tempo è stata una partita equilibrata, secondo tempo siamo venuti fuori alla grande. Una partita che non era facile da approcciare anche psicologicamente, siete stati concentrati dall'inizio alla fine, poi quelle due reti di Bettella e Ciofani fanno ulteriormente piacere perché erano due giocatori che non avevano mai segnato in questa stagione. Sì, sì, abbiamo bisogno dei gol di tutti, soprattutto anche dei difensori, perciò è una cosa positiva anche per il futuro. L'importante è che abbiamo vinto la partita, siamo contenti di questo, però adesso abbiamo centrato l'obiettivo che sono i play-off, abbiamo centrato l'obiettivo del quinto posto che è una grandissima cosa, adesso dobbiamo fare la cosa più importante, la ciliegina sulla torta voglio mangiarla, perciò dobbiamo andare avanti. Lei aveva detto qualche settimana fa se dovessimo andare ai play-off saremo la mina vagante della seconda fase, conferma? Sì, confermo questa opinione. Noi siamo una squadra che stiamo crescendo, dobbiamo credere di più nelle nostre possibilità, sappiamo che sono partite difficili, però siamo lì, ce la giochiamo alla grande, siamo in condizione e questo mi rende fiducioso. E forse avrebbe fatto a meno di incontrare il Cittadella in questi playoff, perché è una squadra che non evoca bei ricordi per il Pescara anche nella passata stagione, però tant'è. È vero, era una squadra che preferivo evitare perché li conosco, una squadra molto temibile, molto forte, non ha nulla da perdere, perciò è una squadra che preferivo evitare, però ci è capitata questa squadra, dobbiamo prepararci bene, sapendo le difficoltà della partita, ma giocando il nostro calcio, cercando di vincere la partita. C'è un però riguardo il processo sportivo per il Palermo, se dovesse arrivare una forte penalizzazione o anche la retrocessione all'ultimo posto, il Pescara salterebbe i preliminari di playoff. Sì, questo è vero, però non voglio entrare nel merito del Palermo perché non conosco bene quello che è successo, quello che c'è, sarà generando gli organi competenti, è chiaro che noi dalla parte nostra magari salti il primo turno, è inutile negare l'evidenza, se noi saremmo contenti, ma mi dispiacerebbe per il Palermo perché è sempre una società gloriosa. Qualora si dovesse andare direttamente alle semifinali di playoff, il Pescara rischierebbe di perdere qualche nazionale, ci sta pensando, la società sta pensando di fare qualcosa? Sì, sì, la società si sta muovendo in questo senso e vediamo cosa succede, perché sarebbe un peccato, noi ne abbiamo quattro ragazzi giovani nell'Under e Memushai in Albania, perciò Non possiamo permetterci il lusso di perdere 5 giocatori, vedremo la società che parlerà con la federazione, vedremo da farsi. Anche oggi un grande applauso finale con i tifosi che sognano la Serie A, Pillon pensa alla Serie A per poter restare a Pescara. Ma guarda, dicevo prima, l'unico modo per restare è vincere, perché c'ho il rinnovo automatico, solo così posso restare. Grazie al tecnico del Pescara Giuseppe Pillon, grazie.